Sono tanti anni che racconto le storie dell'agro, sono anni che racconto, non manco, di raccontare anche le liti, le sassaiole che avvengono ai confini delle due città capofila dell'agro, Nocera e Pagani. Ma non mi è mai capitato di raccontare, scusatemi, paganesi e nocerini? Sì. Tifosi? Sì. Stranissimo. Avvocato? Professore. Beh, bisogna in abiti distinti però. Io a dire la verità non sono un vero tifoso, però sono uno sportivo. E allora che e quindi abbiamo pensato di organizzare questo scambio delle magliette per sancire, spero, una pace sportiva almeno tra nocerini e paganesi. Si doveva fare a Santa Chiara, che spesso è stato teatro di scontri sportivi tra tifosi. Abbiamo deciso di farla all'auditorium per un fatto logistico, perché oggi piove, perché stiamo organizzando qui questa manifestazione, e quindi speriamo che insomma il messaggio che vogliamo mandare passi tra tutti quanti, tifoserie nocerine e paganesi. Tu sei? Maurizio Russo, salve. Paganese. Paganese, sì. Francesco Ferdentino Nocerino. Tifoso? Sì. Ultras? No. Enzo Fizza, paganese. Andrea Lanzara, nocerino. Sanidoro Bernardo, paganese. Pepe Luigi, paganese. Sono tutti quanti tifosi delle due squadre, ve lo assicuro. Di questo ne sono certo. Ha detto bene l'avvocato. Chissà che questo momento non sia foriero domani di una pace duratura fra le due squadre. Ok. Le maglie, ci siamo invertite le maglie. Lo sport non ha confini. Viva Pagani, viva Nocera. Bravo. E allora, buona marcia, ragazzi. Ok. Meno quanti iscritti? Intorno ai 300. 300 iscritti provenienti da dove? Da tutto l'agro e dai paesi vesuviani per il momento. La pioggia non fa paura? No, a correre non fa paura la pioggia. Cioè i marciatori, i podisti? Corrono, sono anche sotto la pioggia. Tutto bene, il paese ha risposto molto bene per la manifestazione. I soldini a noi attualmente non servono, e che col bene confiscato servirà un po' di soldini per poterlo mettere a norma per i nostri bambini. Tanti eventi come questi speriamo che avvengano man mano e ci diano sempre una mano comunque a fare la nostra mission, che è molto importante per i nostri figli. Certo, la cosa emoziona, dico la verità. Molto emozionante, anche perché vedo che attualmente molte persone si stanno avvicinando alla nostra realtà, e questo comunque ti orgoglisce, significa che quello che stiamo facendo dà la possibilità comunque di dare un messaggio a tutte le persone che hanno bisogno di queste nostre notizie. Stiamo cercando comunque di dare un'informazione corretta, di dare la speranza, che poi è quella che non deve mancare mai a una famiglia, anzi le famiglie devono comunque imboccarsi le braccia e iniziare, devono essere loro i primi medici, i primi dottori che devono aiutare i figli a emergere da questa difficoltà che è veramente pesante. I 5 km e che in questo istante quindi sta tenendo il ritmo.